You ass, come here, ass, fuck. Da piccolo, questo è un fatto vero, volevo fare il criptozoologo. Brava, bene. Che cazzo è? Criptozoologo, ovvero colui che cerca le prove dell'esistenza di animali sconosciuti alla scienza. Cose tipo il mostro di Loch Ness, lo Yeti, il Sasquatch, il Mokelembembe. Una cosa che sta alla scienza ufficiale, come Giucca Scasella a Piero Angela. Affrontiamo un attimo la situazione. Criptozoologo, una cosa che fa sulle ragazze lo stesso effetto dello zampirone sulla zanzara tigre. Hanno fatto un sondaggio, hanno chiesto a 100 ragazze fra i 18 e i 30: ci staresti con un criptozoologo? Il 75%, alla sola idea, ha manifestato i primi sintomi della secchezza vaginale. Fai il criptozoologo, capisci perché te la dà, capisci perché te la dà. Momento ciacci per il sociale, amici, là fuori in questo momento c'è un bimbo che da grande sogna di vedere il mostro di Loch Ness per davvero. Aiutiamolo a smettere. Manda anche tu un SMS al 48001 con scritto sì, è ora che ti trovi un lavoro vero, sfigato di merda. Tornando a me, bene, ho fatto il criptozoologo per via di questa malattia. E poi, siccome non ero contento, ho tentato la carriera di libraio. Di libraio, ragazzi, il libraio, ovvero quella che dopo la tigre siberiana è la specie animale più a rischio estinzione. Cioè, provateci voi a fare i librai nel 2020. Non so se avete visto di recente delle immagini di librai, sono tutti smunti, con il pelo a chiazze, costretti a ravanare nei cassonetti perché non hanno più le prede nei loro habitat naturali. Breaking news, alla Feltrinelli di Bologna hanno trovato la carcassa spiaggiata di un libraio sulle coste al largo della sezione letterature, l'hanno aperta in due, nello stomaco gli hanno trovato 50 sfumature di grigio. Il libraio è minacciato, l'habitat del libraio, amico mio, è minacciato. In questo momento là fuori stanno pubblicando una quantità tale di libracci di merda che la plastica che avvelena i mari, in confronto, è benigna, è un toccasana. Possiamo fare qualcosa? Secondo me sì. Secondo me sì, deve valere lo stesso discorso per la plastica. Hanno inventato i sacchettini biodegradabili che dopo un po' si sciolgono e non lasciano traccia? Bravi, l'hanno fatto. Allora io dico, deve valere la stessa cosa per i libracci di merda. A titolo di semplificazione, a me sta bene pubblicare Mario Giordano, ma solo se dopo un mese quel libro prende fuoco da solo e prende fuoco anche Mario Giordano, cazzo, autocombustione. Non deve rimanere neanche il ricordo. Come se non bastasse l'habitat minacciato e il pericolo estinzione, il libraio è minacciato da un'altra piaga letale, subdola e senza rimedio, altrimenti nota come clienti. Momento verità, amico mio. Bologna, metà pomeriggio, io sono al lavoro, arriva una signora di mezza età, distinta, arriva da me, testuali parole, mi dice: salve, volevo sapere se avete un libro, ho il titolo e l'autore. Guerra e pace di Toy Story. Guerra e pace di Toy Story. Allora, in quel momento succede un miracolo. Neanche fossi la statua di una madonnina ucraina, le orecchie iniziano a sanguinarmi a fiotti. Ragazzi, io spero sia evidente che un mondo migliore non è possibile. Noi non lasceremo un futuro migliore ai nostri figli quando là fuori c'è gente come la signora che propina delle puttanate simili con nonchalance. Adesso io non è che voglio fare, capite, così l'inquisitore da operetta, il Bernardo Gui della risata, il Torquemada della facezia, però parliamone. Io dico, la tua testa, signora, mi rivolgo a lei, la sua testa doveva dirle in quel momento che Toy Story
Non può essere allo stesso tempo un autore russo con 2 metri di barba bianca e un cartone animato con la voce di Fabrizio Frizzi.